Un importante anniversario per la PGS Auxilium, 40 anni di storia, di attività che vediamo prosegue. Cesare Salerno, il giorno 5 ci sarà un evento davvero importante. Sì, ci sembrava giusto festeggiare alla grande i nostri 40 anni, mamma mia sono tanti, eh? Poi io li ho vissuti tutti perché sono uno dei soci fondatori, quindi sono proprio 40 anni anche miei. E quindi abbiamo pensato, dobbiamo fare qualcosa di unico, dobbiamo fare qualcosa di speciale, deve essere la nostra festa. Al Teatro Sociale Andrea Zorzi verrà a far conoscere la propria storia di campione, di pallavolista. Ricordiamo con la nazionale vinsero tutto, sì, campione d'Europa, del mondo, World League. Era l'88, li allenava Schiba, io mi ricordo al Merizzi, c'era ancora il Merizzi, e questi ragazzotti, senza fare nomi, Zorzi, Lucchetta, Cantagalli, Galli, e hanno preparato quei mondiali fantastici, sono arrivati secondi, mi ricordo che siamo andati al Paralido a Milano a vedere la finale e iniziava quella che poi sarebbe stata la storia della pallavolo italiana con Velasco, questo gruppo vincente stupendo che ancora tutti noi ricordiamo. In questo caso sarà attore Zorzi. Ma l'attore, si racconta la sua storia, è un personaggio davvero eclettico. Lui, oltre che fare commentatore televisivo, perché l'abbiamo seguito anche ai recenti mondiali maschile e femminile, si è buttato nel discorso del teatro e assieme a un'attrice bravissima, Beatrice Visibelli, un affresco divertente che racconta la sua storia, la curiosità, come è diventato campione, i sacrifici che ha fatto, e per noi era davvero importante portarlo anche per farlo conoscere alle ragazze, oltre che al pubblico di Sondrio, perché stiamo riempiendo il teatro, ha dei valori e proprio per questi valori abbiamo pensato una cosa bellissima, e qua devo ringraziare la professoressa Giovanna Bruno, dirigente del polo liceale Città di Sondrio, perché abbiamo allargato la nostra iniziativa sempre lunedì ma alle 11 al Donegani. Zorzi avrà un incontro con i ragazzi del liceo scientifico sportivo, perciò che bello che dei ragazzi che hanno scelto quello per il loro futuro abbiano la possibilità di conoscerlo, di farle domande, di togliersi delle curiosità, e perciò sarà uno dei tanti impegni nella ricca scaletta che abbiamo programmato per lunedì. E poi ci troveremo al Teatro Sociale in Piazza Garibaldi alle 20:30, la leggenda del pallavolista volante. È un'occasione per noi per vivere un'esperienza unica, ma anche per festeggiare i nostri 40 anni.